quando fa faccio fai l'avo corrito mio ti do lo primo vaso intra la porta tua come quel giorno
E poi, mamma, sentite, io non tornassi, se io ne tornassi. Come on.
io non mi vedi, io che non piango più, io che ti imploro, io che vengo a cadere morto ai tuoi piedi, perché beato e disperato moro senza di te. Anima mia, così tu diventa ma le fredde mani or sui capelli tuoi voglio posare, voglio posare il cuore sopra il tuo cuore, quella fatta che il pianto ha lacerato, con la tua bocca amore. Oh, come dimmi, ti saprò invocare, con quale nome più sono santo, ma come dimmi ti saprò destare, con quale grido, con quale dolce pianto, con quale ardente vato. Anima mia, Giulietta mia, Giulietta mia, Giulietta, Giulietta mia, Giulietta mia, Giulietta, amorta, 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 amorta.
Sentite? Riconoscete questa voce? Non c'era modo migliore per cominciare. Una voce famosa che da anni non sentivamo più. Siamo andati a ritrovarla a Treviso. Canta oggi le grandi melodie di Napoli in una edizione discografica inedita. È il grande Mario Del Monaco. Io sono bello, che bello amore. La canzone napoletana, cantata bene come si deve, come deve essere cantata, è più difficile dell'opera. Lui dirà, addirittura, un Celeste Aida è sempre un'opera, un pezzo, diciamo così, difficilissimo. Eppure ci sono dei brani, nelle canzoni napoletane, che sostengono questo confronto. Ci sono delle note alti, sono note non è alte ottenute. No, è che nell'opera, nella canzone, tu puoi anche in un certo momento, non dico arrangiare, però insomma ti puoi risparmiare, è vero? La canzone napoletana va cantata a gola piena. Napoletano e da toscano a parla in napoletano e questo è un po' è stato un po' di forse il più difficile che non prendere no, io non parlo napoletano, io sono soltanto mio padre che era napoletano. Certo. Per quello che riguarda la pronuncia, nessun napoletano che non sia veramente napoletano potrà mai cantare in napoletano come deve essere, però le dirò subito anche al rovescio della medaglia che la canzone napoletana cantata alla napoletana non è esportabile. Capisci? Ci vuole quel che di italiano. Caruso era, oltre ad essere un messaggero dell'opera e della voce italiana, era anche un messaggero delle grandi canzoni dell'epoca, Funicolì, Funicolà, Mare Chiaro, tutte queste canzoni meravigliose che hanno lasciato un solco profondissimo nella storia non solo della canzone ma anche della vocalità. Per me, è vero, per quello che riguarda la mia vocalità, quello che mi ha impegnato di più è stato Sole Mio, perché ho Sole Mio cantato con piena vocalità, oh Sole Mio, perché molti rubacchiano di qui, rubacchiano di là e poi quando arrivano a stare in fronte a te e sta in fronte a lui. Fine Fra
Non c'è stata una rivalità tra lei e Di Stefano, oppure tra lei e Corelli? Io non ho avuto mai una rivalità accesa, per esempio, con Di Stefano. Io ho sempre ammirato profondamente Di Stefano, l'ho detto in qualsiasi occasione, perché per me è stato il più grande tenore lirico che sia apparso dopo l'avvento del grande Gigli. Ti devo dire che Corelli, da quel grande tenore che è stato, è vero, ancora quando va a Cortina da un pezzo mi telefona per sapere come sto e mi chiede magari, non so, qualche consiglio, perché anche lui è un fanatico della tecnica come lo sono io. Di Stefano mi è venuto anche a trovare qui per sapere come sto di salute. Mi domanda: sei felice della vita che hai condotto? Anche se oggi io non posso dire di essere felice, però posso dire di essere soddisfatto. Soddisfatto nel senso assoluto, poiché io ho espresso tutto ciò che io desideravo con la mia voce, con la mia arte. Si rimpiange la scena, il palcoscenico? Oh. Guardi, lei vede questa stanza? Io ci vengo raramente, perché qui si è raccolto tutto il patrimonio della mia produzione artistica. E qualche volta, quando metto su un disco, allora io quatto me ne vado, perché mi prende qualcosa. Non si dimentica. Non si dimentica. No.